Sì, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. Se la squadra di Accoglie aveva dato un'impressione quantomeno di cambiamento al suo ritorno sulla panchina biancorossa, cade nella stessa terra natia del tecnico sotto i colpi di un Gubbio che si dimostra squadra quadrata di categoria. Il Rimini alla ricerca della propria identità, un po' Hyde, un po' Dr. Jekyll, ma alla fine chi la spunterà? La squadra si dimostra poco equilibrata nonostante la difesa rivista, nonostante le presenze che finora non si erano mai viste in campo, vidi Boucher, ma se alla fine proprio i nuovi tradiscono l'appuntamento e l'approccio al match, la frittata è fatta. E non a caso i rossoblù di casa ringraziano già settimo quando Casoli ha il tempo di mettere questo pallone sulla testa di Plescia che indovina l'angolo vincente alla destra del portiere con tanti saluti a Francesco e compagni. La reazione del Rimini è sterile e se la soluzione della distanza deve essere un optional pesante per Marchegiani bloccare la sottera di Variola è un gioco da ragazzi. Volpe che si ricorda di essere stata una nota lieta sotto la cura Righetti mette lo sprint, serve palla per Cicarevic che accompagna il pallone tra le braccia di Marchegiani. Gli Umbi tornano a farsi vedere dalle parti di Scotti, Plescia autore del gol di vantaggio non inquadra di bersaglio, mentre Candido dalla bandierina inquadra sì il bersaglio che è la testa di Ferrani, ma il difensore non riesce ad incidere. Al 39esimo Guiebre scambia con Volpe e calcia dal limite dell'area, sinistro potente che sorvola di un soffio la traversa. La speranza nell'intervallo torna a tornare nell'ambiente biancorosso, ma il secondo Boucher decide di intervenire così su Casiraghi. L'arbitro ben appostato decreta il penalty. Dal dischetto si presenta Marchi che fissa il risultato sul 2-0. Rimini a questo punto esce dal campo, Ferrani serve volontariamente Casiraghi che per poco lo castiga, ma il Trisse nell'area arriva 10 minuti più tardi quando De Silvestro appena entrato grazie a una ripartenza trova il tiro che chiude i giochi 3-0 e nulla da dire fino a quando Guiebre, l'ultimo dei suoi ad alzare bandiera bianca, nel finale cerca gloria personale ma entrambi i tentativi si spengono sul fondo. L'ultimo a cercare la via del gol è Badie, ma con un dato di fatto 0 gol e 0 punti. Rimini vero, in versione Acori 3.0 è rimandato, si spera domenica prossima quando Acori dovrà davvero trasformarsi in un bravo medico per curare questo Rimini che dopo un inizio sorprendente purtroppo continua a stupire ma in maniera negativa. Il migliore del Gubbio e Plescia, suo gol che apre le danze rischiando di colpire nuovamente già la mezz'ora del primo tempo. Per il Rimini salva l'onore Guiebre, uno degli ultimi ad arrendersi, mentre dietro la lavagna mettiamoci Karevic. Serve estro e fantasia e dal Montenegrino è lecito aspettarsi molto di più.